La verità a rischio in Italia e nel mondo. La verità oggi è a rischio in tutto il mondo. Ed il problema è che da un lato è a rischio la verità dei fatti. Ormai nel mondo post-tecnologico il verosimile ha scritto qualcuno, ha sostituito il vero. Fortunatamente, e qui se ne deve parlare, la democrazia ha ancora un vantaggio sui regimi autoritari. La verità ufficiale in democrazia non passa. Ciò che è accaduto in Russia in una democrazia non potrebbe accadere. È a rischio anche la verità sul giusto e il non giusto. E questo è un tema legato non al tecnologico, ma ad un relativismo entrato nelle nostre società che ha corroso il nostro tessuto comune. Perché è molto attuale questo tema, al di là dell'interesse che ciascuno di noi come essere umano può avere? Perché il futuro dell'umanità a questo mondo ormai è a repentaglio, perché la sopravvivenza dei figli, dei nostri figli è a repentaglio in un mondo sempre più caldo. Dovremo comportarci in modi che dovremo condividere, accettare sacrifici, seguire regole sulla base di quali verità condivise, sulla base di quale convinzione comune. Direbbe un vecchio come me, saremo in grado di identificare il bene comune, che a questo punto è addirittura la sopravvivenza. Sapremo avere fiducia nelle verità per seguire il percorso giusto. Ecco, questo è il tema per me oggi cruciale. La verità in politica è ancora un valore, se guardiamo la situazione italiana? La verità non può non esserlo. A un certo punto lo diventa. A seconda delle questioni, poi, la verità della politica non può che essere la verità della scienza. La pandemia ce ne ha dato una prima prova generale. Il futuro abituerà la politica ad affidarsi a ciò che è affidabile.